Buonasera e benvenuti nell'auditorium del Museo M9 del Novecento per l'incontro L'indipendenza delle donne, sicurezza nei propri mezzi per affermare il proprio valore. E devo dire che l'auditorium del Museo del Novecento non poteva essere più appropriato, perché proprio nel Novecento sappiamo che sono fioriti, eredità della metà dell'Ottocento, i grossi movimenti femministi che hanno aiutato tutte noi ad arrivare ad oggi con delle conquiste che ancora non sono definitive e complete, ma noi raccogliamo il testimone e con incontri come questo, preziosi, cerchiamo di mettere a disposizione le nostre esperienze, la nostra professionalità, soprattutto per le ragazze e i ragazzi più giovani. L'incontro è organizzato dall'Associazione Mestre Mia e chiamo accanto a me in rappresentanza il dottor Andrea Bigliotti per un saluto e un'apertura. Grazie, buon pomeriggio, benvenute e benvenuti a questo incontro e grazie di essere qui con noi. Desidero portarvi i saluti di tutta la nostra associazione, del suo presidente Andrea Sperandio, e dirvi che siamo particolarmente onorati e lieti di essere riusciti a costruire questo evento e quindi grati ai nostri partners, dell'Università Ca' Foscari, nel tramite del team della rivista Lei e la casa editrice Linea Edizioni, senza il cui apporto e contributo non saremo qua. Siamo lieti in particolare perché questo evento ci permette di incrociare concretamente tre delle attività della nostra associazione. Il primo chiaramente è quello dell'impegno a favore delle donne, per la parità di genere, contro la violenza sulle donne, che si esprime da diversi anni in un'iniziativa importante il 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che organizziamo. L'indipendenza per le donne, come emerso anche da diverse indicazioni dell'ultimo incontro appunto dello scorso 25 novembre, è sicuramente una delle più importanti misure preventive contro questa violenza, specie quella domestica. È un impegno questo che si inserisce in un percorso che vede presenti tanti altri soggetti nella città e le istituzioni cittadine, e quindi ringrazio la Presidente del Consiglio Comunale, dottoressa Lina Damiano, grande promotrice e sostenitrice di questo percorso, di essere qua con noi. Il secondo ambito di attività che appunto riusciamo qua a realizzare è quello del rapporto, del dialogo città-università, in particolare per Mestre, nello specifico, campus di Via Torino e città. E quindi grazie ai tanti ospiti docenti dell'università e del campus in particolare per aver accolto il nostro invito e quindi contribuito a dar corpo a questa iniziativa, e grazie alla delegata della rettrice, professoressa Ojeda Calvo, che ha voluto essere qua per portare un saluto dell'università tutta. Il terzo ambito è quello della collaborazione tra soggetti della vita civile, sociale e culturale della città, far rete, un fattore estremamente importante, crediamo, per la vita di ogni comunità. E quindi permettetemi in questo caso appunto un ringraziamento ai giovani, alle giovani in particolare del mondo della scuola e dello sport che hanno aderito a questa iniziativa, ai professionisti dell'attività economica, alla Fondazione di Venezia che ci ospita anche con un prescindibile supporto ecologico e che peraltro con la sua M9 Community da corpo attivo a questo impegno di rete. Vorrei concludere questo breve saluto, permettetemi, con un altro riferimento a delle attività della nostra associazione.
Mestre è una città che nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, ha acquisito un forte profilo multiculturale, profilo che probabilmente si accentuerà nei prossimi anni, visto le dinamiche demografiche e migratorie. Ragionando di indipendenza delle donne, probabilmente questo tratto rappresenta un capitolo nel capitolo. Credo che non ne parleremo questo pomeriggio, ma ci sembrava un'occasione utile per così dire, offrirvi un promemoria. Grazie e buon incontro. Un saluto anche al dottor Andrea Sperandio, che è qui con noi. Io invito la prorettrice dell'Università Ca' Foscari, professoressa Vaeda Calvo, a porgere il suo saluto, come diceva il dottor Bigliotti, l'evento organizzato in collaborazione con l'Università. Grazie, è per me un vero piacere portare i saluti della magnifica rettrice, la professoressa Cristiana Di Piero, a questo convegno dell'indipendenza delle donne organizzato, come avete appena sentito, da Mestre Mia, con noi, particolarmente con il team del magazine Lei e con... Vedo tante alcune delle colleghe del campo scientifico di Ca' Foscari Venezia, la casa editrice Linea Edizione e con il patrocinio della Regione Veneto, del Comune di Venezia e dello stesso Museo del Novecento. Con gli ospiti di oggi, provenienti dal mondo dell'università, dell'imprenditoria, della società civile, si dialogherà e si potrà esaminare una serie di temi, come ha appena accennato il vicepresidente dell'associazione Mestre Mia, che non solo rappresentano sfide significative della nostra società, ma anche un'opportunità di cambiamento e progresso. Si parlerà dell'indipendenza economica delle donne come baluardo contro la violenza di genere delle discipline STEM, cioè scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, e delle loro molte opportunità professionali, dei valori e della potenzialità dello sport e dell'eccellenza manageriale nell'ambito della hospitality. Quando le donne hanno l'opportunità di essere economicamente indipendenti, possono liberarsi da situazioni di dipendenza che spesso le spingono a situazioni di violenza. L'indipendenza economica non solo fornisce alle donne la possibilità di prendere decisioni autonome, ma contribuisce anche a dare un senso di dignità e autostima a loro stesse. Ecco perché dobbiamo lavorare per creare un ambiente in cui le donne abbiano la pari opportunità in ambito lavorativo e dove l'equità salariale sia la norma, non l'eccezione. Le donne devono essere incoraggiate supportate per intraprendere carriere in settori tradizionalmente dominati dagli uomini. La partecipazione delle donne nelle discipline STEM arricchisce il settore in molti modi, portano nuove prospettive ed innovative soluzioni creative alle sfide scientifiche e tecnologiche. La diversità di genere stimola la collaborazione e il pensiero critico, contribuendo a una maggiore efficienza nelle ricerche e nello sviluppo di tecnologie avanzate. Inoltre, l'inclusione di donne nelle discipline STEM serve di ispirazione per le future generazioni, dimostrando che le carriere scientifiche e le tecnologiche sono accessibili a tutte. Lo sport è un potente veicolo per promuovere valori di leadership, competizione sane e cooperazione. Offre opportunità di crescita personale, inclusione sociale e rappresenta una fonte di ispirazione. Dobbiamo incoraggiare le donne a partecipare nello sport a tutti i livelli e garantire pari opportunità e pari trattamento nelle competizioni sportive. Occorre inoltre sottolineare l'importanza dell'eccellenza manageriale nell'ambito dell'industria dell'ospitalità. Questo settore è un'importante fonte di occupazione e offre numerose possibilità di carriera, soprattutto in questo territorio. Le donne in posizione manageriale in questo settore dimostrano competenza, leadership e capacità di gestione. Sono un esempio di come il talento femminile possa arricchire e guidare il successo delle organizzazioni. Ca' Foscari, attraverso il piano di uguaglianza del genere, il Gender Equality Plan, inserito nel piano strategico di Ateneo, si impegna con una serie di misure concrete a promuovere l'equità tra i sessi all'interno dell'università. Questo piano rappresenta un passo importante verso la
l'eguaglianza di fatto, promuovendo un ambiente inclusivo valorizzando la diversità. Include azioni mirate che riguardano vari aspetti dell'organizzazione universitaria, dall'assunzione alla ricerca, dalla leadership all'equilibrio tra vita privata e lavoro. La delegata alla rettrice alla parità di genere, la professoressa Sara Di Vito, credo che ha molto ben interpretato, riporto qua le sue parole, la logica di questo piano, che non deve essere inteso semplicemente come un adempimento formale richiesto dalla Commissione europea. Non si tratta soltanto di non discriminare, ma anche di riconoscere le differenze e adottare azioni positive per compiere i passi necessari verso l'eguaglianza sostanziale. Un'idea importante che vorrei anche sottolineare da tenere presente in questo percorso verso l'eguaglianza è che non si tratta di imitare o riprodurre i modelli maschili esistenti, ma di creare un nuovo paradigma che riconosca e valorizzi le diverse identità di genere, sia binario o non binario. Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale, scusate, con umiltà, è fondamentale sfidare e cambiare gli stereotipi radicati nella società. Dobbiamo promuovere la diversità e l'inclusione in tutti i settori del lavoro, all'istruzione e alla cultura. Ci implica adottare politiche e pratiche che celebrino e valorizzino le differenze di genere. Perciò che mi permettete di ringraziare il magazzino Lei perché mette tutte queste evidenze con la pubblicazione. Finalmente un ringraziamento all'organizzazione del convegno, ai collaboratori, ai patrocinatori, ai ponenti e ai partecipanti per contribuire in questo spazio al dialogo e alla riflessione su questi argomenti importantissimi per noi donne. Grazie a tutti. Grazie. Ecco che il terreno di riflessione e azione si articola sempre di più. Io porto i saluti del Presidente della Fondazione, il Professor Michele Pugliesi, che ha avuto un impegno inderogabile e non può essere presente. Ma vi saluta e noi lo ringraziamo per la disponibilità che costantemente dimostra e la sensibilità verso temi fondamentali da approfondire in ogni occasione. Chiamo vicino a me la dottoressa Ermelinda Damiano, presidente del Consiglio Comunale di Venezia. Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Io doverosamente ringrazio innanzitutto Mestre Mia, l'Università Ca' Foscari, lei, Linea Edizioni, per questo importante momento di riflessione che in qualche modo sarà propedeutico per quello che sarà poi per la nostra città il Novembre Donna. Voi, come saprete, insomma, come amministrazione comunale siamo impegnati in più momenti durante l'anno proprio per fare delle riflessioni anche su questi temi così importanti. La prossima tappa sarà il Novembre Donna, durante il quale con il nostro centro antiviolenza e anche grazie alla sensibilità di associazioni come Mestre Mia faremo il punto nel nostro territorio su quella che è una vera e propria piaga sociale e rispetto alla quale le donne del nostro territorio purtroppo non sono indenni. E poi si svilupperà ancora una volta un dibattito in città anche con il Marzo Donna, che anche quello sarà un mese interamente dedicato alle donne. E ogni anno ci ritroviamo durante questi momenti, queste conferenze, per parlare di diseguaglianza di genere, di gender gap, di indipendenza delle donne. Ecco, rispetto alla violenza contro le donne, è stato detto anche prima dal vicepresidente di Mestre Mia, l'indipendenza è un baluardo, soprattutto per quelle donne che si trovano tra le mura domestiche a essere vittime di violenza, perché quando parliamo di violenza non possiamo non parlare anche di violenza economica. Spesso le donne che arrivano da noi non sono donne autonome, che hanno insomma una situazione di autonomia economica, e sono donne che spesso hanno paura di denunciare perché effettivamente non avendo un lavoro si pongono anche un problema di quello che sarà la loro vita intraprendendo un percorso di uscita dalla violenza.
Ecco, l'indipendenza economica per le donne è sicuramente fondamentale. Dobbiamo implementare e diffondere il più possibile la cultura anche tra le donne più giovani per ricordare di quanto la libertà delle donne sia legata anche alla loro indipendenza, di quanto un'indipendenza economica sia fondamentale per affrancarsi da situazioni di violenza. E poi l'indipendenza delle donne ne parliamo anche per le donne comuni, non vittime di violenza, ma per quelle donne che spesso si ritrovano a dover rinunciare ai propri sogni, alla propria carriera lavorativa, di fronte a quel bivio così doloroso anche di scegliere tra la carriera e diventare mamma. Spesso le donne sono coloro che devono occuparsi dei familiari, di un genitore malato. Ecco, le donne non devono mai ritrovarsi in quella situazione. E le istituzioni credo abbiano davvero un compito e una responsabilità enorme. Bisogna agevolare quei sistemi di welfare, bisogna lavorare a 360 gradi per agevolare le donne mamme e far sì che non debbano rinunciare al proprio lavoro. Leggevo a marzo un report della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo in cui invece si diceva che a Venezia e Rovigo proprio nel 2022 c'è stato un aumento dell'imprenditoria femminile. Questa è una buona notizia, e tra le notizie buone è che queste imprese si sono rivelate anche più resilienti. Perché voglio dire questo? Perché il valore aggiunto delle donne in tutti gli ambiti della società è un valore di cui tutti noi dobbiamo farci portavoce in qualche modo. Le donne quando lavorano riescono a farlo molto bene. Le donne indipendenti sono indipendenti e riescono anche a dare una spinta alla crescita di un paese, la crescita del PIL, una crescita economica. Il valore delle donne in tutti gli ambiti della società è enorme. Noi dobbiamo implementarlo e valorizzarlo. E quindi questi momenti, insomma, ci fanno fare un po' il punto su quella che è la situazione attuale nel nostro paese. È importante che il governo e i governi si impegnino in maniera seria ad agevolare le donne in tutti gli ambiti della loro vita e a far sì che davvero le donne siano libere di scegliere i propri percorsi, le donne siano libere di realizzarsi e libere di vivere la propria vita. Quindi grazie per questo momento e per tutti coloro che porteranno qui oggi il loro contributo. E adesso entriamo nel vivo dell'incontro. Volevo solo spendere una parola per i giovani che mi stanno moltissimo a cuore. Abbiamo la fortuna immensa di vivere in un paese in pace. Quindi occupate il vostro tempo nel costruirvi, nell'essere consapevoli, nell'aver fiducia in voi stessi, nel guardare al futuro con lungimiranza e ottimismo e anche con molta empatia. Quindi ecco, il mio invito è usate bene il vostro tempo, che abbiamo bisogno di voi tra l'altro. Io invito la professoressa Sara Bonesso del Ca' Foscari Competency Center e la dottoressa Arianna Cattarin, responsabile dell'ufficio Career Service di Ca' Foscari e del magazine del progetto REI. Ho chiuso, diciamo, questi saluti, questo benvenuto, con questo augurio mio personale che i giovani facciano un buon uso del loro tempo e che maturino una consapevolezza, una fiducia in loro stessi, anche perché nessuno al mondo dà la loro fiducia più di loro stessi, quindi devono veramente fortificarsi, fare un percorso consapevole. So che l'Università Ca' Foscari è impegnata da tempo nell'aiutare gli studenti, le studentesse a immaginare un loro cammino professionale e naturalmente un loro percorso di studi nella consapevolezza e valorizzando i loro talenti, abilità, desideri e proiezioni. Vuole parlarci di questa attività così importante che l'Università sta portando avanti? Grazie dottoressa Manna per questa domanda e grazie anche a Maestre Mia per questo invito. Sono veramente onorata di essere qui con voi per condividere quello che all'Università Ca' Foscari noi da diversi anni portiamo avanti proprio come un credo, no? Il fatto di lavorare con i ragazzi, con i nostri giovani sul tema della consapevolezza di sé.
È importante per entrambi i generi, importantissimo per il genere femminile. Noi sappiamo che la consapevolezza è alla base dell'indipendenza, è alla base della fiducia in noi stessi e anche dell'autoefficacia, cioè quella capacità di credere in noi stessi, di credere che possiamo conseguire degli obiettivi che ci prefiggiamo e anche di porre in essere dei comportamenti che ci consentano di conseguirli. Volevo citare, prima di rispondere alla sua domanda, una frase abbastanza importante, diciamo che riassume anche l'importanza di questa consapevolezza, tratta da Albert Bandura, che è uno dei massimi studiosi di comportamento, e lui sosteneva che la fiducia in sé non assicura necessariamente il successo, ma l'incredulità di se stessi genera sicuramente il fallimento. Per le donne sicuramente il percorso che le porta a conseguire una maggiore consapevolezza è molto più complesso rispetto alla controparte maschile, perché proprio sono sottoposte continuamente, ahimè ancora nella nostra società, a dei stereotipi di genere, quindi stereotipi che le portano lontano da alcune professioni, per esempio nell'ambito delle discipline STEM, ma anche lontano da percorsi di carriera più apicali nelle organizzazioni, perché non si sentono in grado di conseguire questi obiettivi, questi traguardi che reputano troppo impegnativi. Si parla anche di confident gender gap, quindi questa, diciamo, tendenza abbastanza frequente di sottostimare le proprie capacità, parità di competenze con la controparte maschile, che poi sono correlate ovviamente a tutto ciò che conosciamo, ad esempio il gender pay gap. Allora, la ricerca ci dice che è importante lavorare sulla consapevolezza. Noi a Ca' Foscari, ormai da 11 quest'anno, appena compiuti, abbiamo avviato questo centro, fondato questo centro che è Ca' Foscari Competency Center, un centro nato proprio per sviluppare le capacità, le competenze trasversali, prima nominava l'empatia, ecco, le competenze emotive, sociali, che sono la base poi del successo all'interno dei contesti organizzativi. Qui vedete anche proiettato il percorso specifico per formare emotivamente. Allora, questo percorso nasce per i nostri studenti di Ca' Foscari e nel corso di questi ultimi 10 anni si è arricchito di tanti tasselli, corsi che aiutano gli studenti a comprendere meglio se stessi dal punto di vista delle competenze, ma anche definire un percorso di carriera che possono conseguire nel tempo, laboratori, seminari, specifici approfondimenti su competenze trasversali come l'empatia, la leadership, il lavoro di gruppo, eccetera. Alla base di tutti questi percorsi c'è una prima parte che è imprescindibile, proprio legata alla consapevolezza. Quindi aiutiamo le nostre studentesse e i nostri studenti a guardarsi dentro, a riflettere in maniera abbastanza introspettiva, dedicarsi del tempo per comprendere che cosa, se stessi, i propri valori, le proprie passioni e soprattutto i propri sogni. Abbiamo ancora la possibilità e anzi il dovere di sognare, e i giovani devono portare avanti assolutamente il loro credo, i loro sogni. E questa attività è un po' destabilizzante per loro, perché li porta veramente a scoprirsi, a capire effettivamente che cosa fa battere loro il cuore, quindi le passioni, le professioni che vorrebbero conseguire, il contesto lavorativo in cui vorrebbero operare. E questa attività consente anche ragazze che sono magari anche quelle un po' più meno ottimiste forse anche, no? Di mettersi in gioco, di sfatare quei stereotipi, di guardare oltre i limiti che tante volte si autodefiniscono, che vengono anche imposti da familiari, dalla società stessa, per definire queste immagini del loro futuro. Con questi percorsi poi li aiutiamo anche a mappare le loro competenze. E c'è sempre questo elemento della scoperta, perché anche le ragazze tendono un po' a sottovalutare sempre le loro capacità. Nel momento in cui invece ottengono un feedback da parte anche da soggetti esterni, perché l'attività di valutazione è sia in auto ma anche in eterovalutazione, quindi cerchiamo di coinvolgere anche più soggetti che valutano lo studente, si riscoprono con delle capacità che magari danno per scontate, invece agli occhi esterni sono importanti e di valore. Quindi questo aiuta a rafforzare la fiducia che hanno in loro stesse e di conseguire anche con un piano di sviluppo su cui noi poi lavoriamo, seguiamo, sosteniamo,
dei piccoli passi che possono portare poi al conseguimento della loro professione desiderata. So che l'università in questo senso ha dei progetti specifici, vuole entrare più nel merito? Sì, abbiamo ormai da 6 anni avviato questa bellissima collaborazione con il progetto LEI, di cui la dottoressa poi Caterina vi illustrerà nel dettaglio, ed è un laboratorio molto operativo che si chiama Quality and Leadership Lab for Excellence. È un laboratorio che proponiamo ogni anno alle nostre studentesse, ma anche ai nostri studenti, e diciamo che negli ultimi anni abbiamo avuto anche un aumento della controparte maschile, perché è bene che ci sia un dialogo, un'apertura proprio dei due generi nel trattare questi temi, che ha l'obiettivo proprio di avvicinare gli studenti al tema dell'equità di genere. Perché probabilmente anche loro in un contesto universitario lo percepiscono anche di meno, è un ambiente anche protetto. Quando si troveranno in un contesto organizzativo ci sarà, diciamo, un elemento proprio di discontinuità e questi aspetti legati al genere si faranno più pressanti. Quindi noi li avviciniamo, aiutiamo loro a prendere consapevolezza che esistono delle barriere, degli stereotipi, ma non solo. E aiutiamo anche dandogli degli strumenti di riflessione anche molto pratici per capire come nei contesti organizzativi è possibile implementare delle pratiche volte a superare proprio le barriere legate agli stereotipi. Ad esempio, li facciamo lavorare con dei progetti molto concreti con delle aziende partner. Quest'anno, questo è il laboratorio di quest'anno in cui avremo Leroy Merlin come azienda madrina, ma negli scorsi anni abbiamo avuto altre aziende molto sensibili al tema della diversità e dell'inclusione, ad esempio IBM e Henkel, che lavorano con i ragazzi per far capire come loro nella pratica stanno cercando di promuovere la leadership femminile e abbattere le barriere che ancora ahimè ci sono nella società attuale con gli strumenti legati a, per esempio, il mentoring, il coaching, l'autopromozione femminile, tutte le politiche a supporto del bilanciamento vita-lavoro. E i ragazzi poi dovranno proprio cimentarsi con una sfida in cui loro dovranno dare delle soluzioni all'azienda, proponendo idee fresche che verranno poi condivise con i referenti aziendali, lavorando anche molto sulla fiducia di se stessi. Siccome il tempo è tiranno, come ultima domanda le chiedo che differenze nota tra gli studenti di qualche anno fa, le studentesse di qualche anno fa e oggi? Prima che comincino questi progetti, questo percorso con voi, appena entrano all'università, c'è una consapevolezza maggiore oppure ancora c'è un discorso? C'è una progressione sicuramente. Questi strumenti, questi percorsi aiutano perché danno la metodologia. Pensando anche alla mia esperienza, quando ho terminato, quando svolgevo l'università, non c'erano queste opportunità. Molti che ex studenti di Ca' Foscari, quando racconto il progetto, mi dicono sarebbe stato bello ai miei tempi averlo. Perché? Perché effettivamente quando gli studenti attuali ci scrivono, dopo aver frequentato i nostri percorsi, ci ringraziano perché dicono attenzione che questo percorso mi ha consentito di fare delle scelte più mirate. Non ho, tra virgolette, perso tempo in alcune attività perché avevo già in mente un'idea, un progetto, ovviamente migliorabile, affinabile, che però mi ha consentito di fare già i passi giusti verso una direzione che mi ha consentito di acquisire più competenze, le competenze che mi servono per conseguire i miei obiettivi. Grazie, professoressa Rabonesso. Passiamo il microfono alla dottoressa Caterina, che ci illustra, come responsabile del progetto LEI e del magazine LEI, e le finalità e gli obiettivi di questo importante progetto. Allora, buonasera a tutti. Come avete capito, l'Università Ca' Foscari ha una grande attenzione in generale al tema dell'occupazione. Al tema dell'occupazione, ed ecco perché io da più di 20 anni mi occupo di inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. E è questo il contesto in cui nel 2017 ho pensato che fosse importante per me distinguere le attività che dedicavo all'orientamento, al lavoro, rivolte a tutti, maschi e femmine indistintamente, creando un progetto mirato e a sostegno dell'occupabilità femminile.
Perché ho fatto questa scelta? Perché, come diceva prima la prorettrice, ma appunto anche la professoressa Bonesso appena prima di me, perché è proprio il lavoro la base per l'indipendenza e per il riconoscimento delle donne. E farle arrivare preparate, consapevoli e strutturate nel momento dell'accesso al mondo del lavoro, per me è stata una sfida molto importante. Non vi nascondo che anche il fatto di avere uno staff completamente al femminile mi faceva vivere molto da vicino come per le donne, anche già inserite nel mondo del lavoro, permangano purtroppo ancora delle differenze di riconoscimento, differenze di riconoscimento che a volte noi stesse non ci diamo, ed ecco l'importanza a cui ha fatto riferimento la professoressa Bonesso di lavorare sulla consapevolezza del sé e dei propri talenti e delle proprie capacità. Il progetto LEI è un acronimo che sta per Leadership, Energia, Imprenditorialità, e diciamo che l'acronimo racchiude i diversi livelli che per noi sono anche i diversi obiettivi che ci proponiamo di raggiungere con le nostre attività. Leadership, appunto il rafforzamento della leadership, lo cerchiamo di realizzare in collaborazione col nostro Competency Center. Abbiamo progettato e, come diceva prima la professoressa Bonesso, portiamo avanti da 6 anni questo laboratorio che ci sta dando molte soddisfazioni. Abbiamo ogni anno molte ragazze che partecipano, e non solo le ragazze, anche i ragazzi, sempre in un'ottica di leadership inclusiva. Abbiamo anche le aziende che riconoscono il lavoro che noi stiamo facendo sulla consapevolezza e sulla leadership, e quindi loro stesse cercano con noi di raccontare e di sviluppare dei progetti al loro interno. Quest'anno sarà Leroy Merlin, l'anno scorso avevamo IBM. Però non lavoriamo solo sulla leadership, lavoriamo anche sul tema dell'imprenditorialità e dell'energia. In che modo ci lavoriamo? Ci lavoriamo per esempio portando alle ragazze degli esempi di donne che già sono riuscite ad affermarsi nel mondo del lavoro. Quindi organizziamo molti eventi con role model, molti talk, organizziamo dei laboratori sul tema dell'autoimprenditorialità, sviluppiamo progetti di stage a sostegno dell'inserimento lavorativo delle ragazze, progetti di mentoring dove le donne già inserite nel mondo del lavoro riescono a dare degli esempi forti alle studentesse più giovani, e lavoriamo col nostro campus scientifico in modo molto sinergico sul tema delle STEM. Noi affrontiamo il tema dell'iscrizione alle discipline STEM, convinta che sia un mondo in cui le donne possono ancora conquistare uno spazio occupazionale e lavorativo importante, e cerchiamo di far conoscere le nostre discipline STEM alle scuole proprio partendo dagli sbocchi professionali che questi percorsi di laurea ci permettono di raggiungere. Questo lo faccio il progetto LEI esiste, come dicevamo, dal fine del 2017, quindi ormai sono 6 anni. È un progetto che è molto anche in attenzione della nostra rettrice, e siamo molto contente di questo. E nel 2020 ho pensato che fosse importante tenere una maggiore traccia di quello che stavamo facendo, e così ho raccolto in una rivista, che è una rivista quadrimestrale, una rivista che trovate sia in formato digitale ma che viene distribuita anche in cartaceo, forse qui ho portato qualche copia, alle mie spalle vedete le copertine dei 9 numeri della rivista che ad oggi abbiamo realizzato. È una rivista quadrimestrale, appunto, ripeto, in digitale disponibile per tutti, in cartaceo invece distribuita
internamente a Ca' Foscari ed esternamente soprattutto alle aziende che collaborano con noi, perché per noi sono degli interlocutori immediatamente vicini e importanti, perché lavorando noi sull'occupabilità poi abbiamo necessità che loro ci garantiscano l'occupazione però delle ragazze, quindi fare quello step successivo noi le attrezziamo, ma poi loro ce le devono anche assumere, per cui, per cui insomma per me è un modo per ricordare loro che Ca' Foscari ha delle bravissime laureate e queste laureate loro non le devono trascurare. E la rivista è ricca di ritratti, ricca di riflessioni sulle competenze strategiche, sui diritti delle donne, ma anche su figure professionali innovative che possono caratterizzare il mondo del lavoro. La rivista ha un importante board scientifico dietro, perché altrimenti non riuscirei, ecco, ad arrivare assolutamente a questo livello di contenuti, e io devo ringraziare anche la professoressa Bonesso, fa parte del board, la professoressa Signoretto, cioè è un gioco di squadra, ecco, che a noi stesse ci dimostra come un gruppo di donne riesce ad amplificare un dibattito sulle donne. Non trattiamo il tema della violenza, però siamo a fianco alle nostre docenti che invece lo affrontano spesso anche nei loro temi di ricerca. Facciamo parte appunto di un piccolo tassello di tutto quello che Ca' Foscari fa all'interno del suo Gender Equality Plan, a cui faceva riferimento prima la professoressa Ojeda, e siamo onorate, ecco, di questo progetto che abbiamo pensato fosse utile e che le ragazze ci dimostrano, insomma, esserlo, perché partecipano ancora numerose alle nostre attività. Grazie Arianna, e tra l'altro è un progetto unico in Italia, questo bisogna dirlo, e sono anche molto felice come rappresentante della mia casa editrice di edizioni di aver aperto una collaborazione che sono sicura porterà degli ottimi frutti, questo voglio dirlo, con l'associazione Oltre di Roma, fondata dal vice direttore di TG2 Elisabetta Migliorelli, perché penso che la rete femminile, ma la rete di persone, sia veramente la chiave per raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo. E siccome, appunto, dicevo, il tempo è tiranno, io a malincuore devo salutarvi e chiedo che si accomodino. Grazie. Professoressa Chiara Zanardi. La professoressa Fabiana Zollo e la dottoressa Donatella Ricci. Entriamo nel mondo STEM. Tra l'altro, come sappiamo, il premio Nobel è stato assegnato all'economista Claudia Goldin, e viene ribadito ovunque quanto l'aspetto economico, l'occupabilità sia fondamentale per emanciparsi e come baluardo contro la violenza economica e favorire l'indipendenza. La prima domanda che voglio porgere alla professoressa Zanardi è questa. So dalla chiacchierata che abbiamo fatto che lei ha un percorso un po' sui generis, nel senso che a livello anche familiare è un esempio in questo caso. Quindi iniziamo dalla sua storia personale, vuole raccontarci intanto dove abita, dove sarebbe la sua residenza, e so che è una famiglia numerosa, riesce a conciliare tutto perfettamente, e poi appunto come è iniziato questo suo percorso professionale. Sì, grazie. Beh, mi fa piacere, non era mia intenzione essere un esempio, però e obiettivamente sì, la mia storia è un po' particolare, perché io abito Bologna,
La mia famiglia è a Bologna, io ho vissuto lavorativamente per 20 anni a 20, cioè a mezz'ora da casa, perché sono un docente universitario, abito in provincia di Bologna, ho lavorato per 20 anni a Modena e poi un anno e mezzo fa mi si è aperta la possibilità di una posizione a Ca' Foscari, in un ateneo che obiettivamente molto attivo, dove vedevo un'attività che forse non vedevo, dov'ero, in un lavorare in un dipartimento che vedo essere maturato tanto, essere sviluppato tanto e dove potevo vedere di in un qualche modo dare il mio contributo e trovarmi bene. E quindi ho fatto la scelta di applicare per una posizione a Ca' Foscari, i miei figli, 3, e ovviamente mi hanno detto mamma noi siamo felicissimi se tu trovi la tua soddisfazione personale perché ti vediamo un po' triste, però noi non ci spostiamo di casa, idem ci sono i miei genitori lì, per cui era ovvio. I bambini lo sapevo. Sì, sono dei figli bravissimi, ma soprattutto devo essere sincera, ho avuto il sostegno di tutta la mia famiglia, che non tutti possono avere. E non tutti hanno, dei genitori e un marito che mi hanno supportato tanto e che mi supportano. E quindi io praticamente abito metà della settimana qui a Ca' Foscari, qui a Venezia, anzi a Mestre, e l'altra metà torno a Bologna. E ho coniugato in questo modo la mia passione e la mia grande voglia di avere una famiglia, perché era il mio primo desiderio, con obiettivamente un lavoro che amo, che adoro e che mi investe completamente, devo essere sincera. Quindi ecco la mia vita personale un po' strana per questo. Immagino, anche perché quando c'è passione il lavoro veramente occupa una fetta importante. E dicevamo che nel suo ambito c'è anche però molta discriminazione per quanto riguarda le figure professionali impegnate, perché per esempio se una donna rimane incinta deve lasciare per sicurezza il laboratorio in cui lavora, quindi ci sono delle discriminazioni oggettive. Come legge lei questa situazione? Come la vede? Io sono un chimico e obiettivamente ho visto tante volte datori di lavoro scegliere uomini perché non facevano figli, perché non stavano a casa 2 anni, e piuttosto che donne che reputavo obiettivamente in gamba. E è una situazione non facile, mi rendo conto dei problemi dei datori di lavoro perché è una situazione di legge, anche se è abbastanza discriminatoria. E l'altra cosa, però dall'altra parte, prima si parlava giustamente di una mentalità che deve cambiare anche a livello della società, è vero. Quando io ho fatto la mia scelta, sì, c'è stato qualcuno che ha storto il naso, ma quello che mi ha lasciato più di stucco sono tante donne che mi hanno guardato e mi hanno detto ma scusa, tu vai a lavorare a 150 km da casa, ma tu devi badare ai figli, ma tu devi andare a portare i figli a scuola, eccetera. E questo sì, è ancora tanto radicato nella nostra società e mi è dispiaciuto. Vedo nelle giovani generazioni obiettivamente un'inversione di tendenza, anche se temo che questa inversione di tendenza sia più dovuta al fatto che non sentono più il bisogno di costruire una famiglia. Io devo essere sincera, sono stata fortunata da un contesto familiare grande, non c'è mai stata discriminazione dei sessi tra i miei genitori e ho avuto sempre un marito che mi ha supportato in questo. Però io sono riuscita a coniugare il nostro desiderio di fare famiglia con il desiderio di avere una soddisfazione personale. Tante volte ho visto donne che hanno dovuto sacrificare tutto, cioè il loro raggiungimento di un successo in ambito lavorativo ha corrisposto in non farsi una famiglia e questo è triste. È triste perché obiettivamente la società difficilmente supporta il lavoro femminile. Io l'ho potuto fare non solo per un contesto familiare, ma per un lavoro che me l'ha consentito.
Io dopo 4 mesi dalla maternità sono tornata a lavorare perché banalmente non dovevo timbrare un cartellino, perché io mi potevo permettere il lusso di mandare i miei figli a letto alle 9 e cominciare a lavorare dalle 9 e un quarto in poi. E questo per me è stato la possibilità di coniugare le due cose. Ed è un lavoro il nostro che è unico, devo essere sincera. Sicuramente ci vogliono delle politiche che agevolino e soprattutto gli orari devono essere flessibili. Che cosa vorrebbe consigliare alle giovani che intraprendono il suo stesso percorso professionale? Che cosa consiglierebbe? Di affrontarlo con passione, perché obiettivamente io sono un ricercatore oltre che un docente universitario e credo che sia il coniugamento delle due passioni più belle, cioè il fatto di trasmettere alle nuove leve quello che noi abbiamo e il fatto di fare ricerca, quindi di avere sempre il cervello attivo. Io faccio il lavoro con passione e io consiglio a tutte le donne di perseguire sempre le proprie passioni, di ricercare, di non farsi mai tagliare le gambe, ma al tempo stesso di non tagliare agli altri, perché tra me e mio marito c'è sempre stata molto rispetto. Oggi hai bisogno tu, faccio un passo indietro io, domani ho bisogno io, fai un passo indietro tu. E questo è un equilibrio che va ricercato. Certo. La piena collaborazione. Grazie alla professoressa Zanardi, passo il microfono alle donne. Che è una ricercatrice informatica. Quindi la prima domanda è: quando lei ha iniziato il suo percorso di studi universitari e poi professionali, quante donne c'erano nel corso di laurea e poi in ambito lavorativo? Allora, quando io ho iniziato eravamo in 3. Nella magistrale ero da sola. Oggi questo tema è venuto fuori per caso nella mia classe e comunque i numeri non sono tanto diversi, mi hanno detto le contiamo su due mani, le donne, esatto, su 170-200 studenti al primo anno, quindi diciamo che sono ancora poche, è ancora un po' un problema. Oggi facevo un po', ho rimesso insieme alcuni dati. Ed era una cosa che volevo dirvi perché allora Future of Jobs Report del 2023 pubblicato dal World Economic Forum, questo è quello dello scorso maggio. Allora, questo report analizza l'andamento della trasformazione digitale nell'ambito lavorativo, quindi insomma spettro abbastanza ampio e ovviamente il mercato del lavoro sembra essere guidato completamente dagli avanzamenti tecnologici, anche dal ruolo che poi l'intelligenza artificiale giocherà in questo, e tra i principali motori della crescita occupazionale vengono annoverate fra le altre le Big Data Analytics e Cyber Security, quindi due ambiti importanti diciamo nell'area informatica, e questo ambito lavorativo quindi offre in generale sbocchi professionali insomma molto ampi, salari medi più alti, molta stabilità lavorativa, flessibilità, grandi opportunità di carriera. Ad esempio il lavoro da remoto è un lavoro garantito e ammissibile solitamente in ambito informatico, però secondo i dati di Ammalaurea, fra i laureati di informatica in Italia solo il 16,9% sono donne, in un settore in cui a 5 anni al conseguimento del titolo il 75% dei laureati ha un contratto a tempo indeterminato. E quindi secondo me appunto questi sono numeri che dovrebbero appunto magari aiutarci a capire, no, anche quanto quegli stereotipi che spesso sono associati alla figura e al lavoro informatico a volte giochino anche un ruolo un po' diciamo importante anche nella scelta di questa carriera, che poi è una carriera che se ci pensiamo ha tutta una serie di garanzie che magari in altri contesti sono invece considerate eccezionali da parte delle donne, perché si tratta di un lavoro tendenzialmente anche sicuro da svolgere, no? Un lavoro che si presta tendenzialmente negli uffici, quindi a proprio anche a livello di sicurezza personale, no? Della flessibilità di cui parlavamo, dà tante garanzie, eppure le donne non lo scelgono. E quindi insomma ecco, abbiamo un po'.
Quindi lei che cosa suggerirebbe per invogliare le studentesse a intraprendere questo percorso di laurea? Ci possono essere delle escamotage, ecco, per invogliarle, oltre a, diciamo, una panoramica teorica delle opportunità, come ha ben descritto? Ma in realtà io penso che non servano dei veri e propri escamotage, nel senso che poi, quando poi ho occasione di parlare con le studentesse, spesso il problema è che questo tipo di opportunità non viene considerata perché non è proprio tra quelle, no, disponibili, anche a partire dalle scuole superiori. Nel senso che spesso, proprio per gli stereotipi di cui parlavo, in realtà qual è la figura, quali sono le prime immagini che mi vengono in mente quando nomino un informatico? Non mi sento. Che immagini mi vengono in mente? Un nerd con gli occhiali che beve caffè o bibite gassate. Ora, io sono qua, sono un'informatica, però molto nerd, non mi sento. Gli occhiali li indosso qualche volta, il caffè non lo bevo. Okay, però non è che rientri perfettamente, no, in quella, perché comunque c'è uno stereotipo molto forte, anche legato, no, alle possibili applicazioni della disciplina. Io ad esempio studio, no, processi di diffusione di informazione principalmente in media digitali, quindi come comunichiamo, come ci informiamo, come interagiamo con gli altri nei sistemi online. Tutte queste domande non sono domande che in maniera automatica noi affiancheremo alla disciplina informatica, no? Perché magari sono domande che vengono dalle scienze sociali, però oggi sono domande a cui riusciamo a rispondere anche attraverso i dati, a tutte le tracce digitali che lasciamo ad esempio online, e che quindi richiedono anche delle competenze computazionali, quindi tecnologiche avanzate. Però quello che spesso cerco di dire alle studentesse, quindi quando sono, no, in quella fase di scelta, è che in realtà poi l'informatica ha delle, diciamo, una varietà di applicazioni pressoché infinita, perché le applicazioni vanno dalla biologia, appunto, alla linguistica, nel mio caso alle scienze sociali, quindi offre anche un ventaglio di possibilità di scelta davvero molto variegato. E spesso in realtà quello che osservo è che, appunto, un po' questa parte è meno evidente, no? Nel senso che, appunto, abbiamo un'idea dell'informatica un po' così, meno vicina alla realtà di quella che è, e dall'altro l'altro problema è che spesso le studentesse non pensano di essere in grado di perseguire questo tipo di carriera, perché magari, ad esempio, molte ragazze sono iscritte a corsi, insomma, alle superiori, a corsi più umanistici, no? Quindi magari vengono da un liceo linguistico, un liceo classico. Io ho un diploma, una licenza linguistica, quindi io sono arrivata a fare informatica in un liceo linguistico, ma quando dico questa cosa mi guardano e mi dicono: beh, ma allora mi dà speranza, quindi è qualcosa che io posso fare, no? E quindi spiegare che poi all'università tendenzialmente si parte da capo, no? E che quindi in realtà non c'è alcun tipo di limite e freno che deve essere posto. Però io ricordo che ai miei tempi, insomma, ero una delle migliori nella mia classe, e quando io ho comunicato di iscrivermi all'informatica, i miei professori erano sconvolti da questa decisione, perché l'informatico veniva visto come il tecnico, no? E quindi come uno spreco di talento per seguire una, no, da un ambito umanistico, un po' uno spreco di talento per seguire una carriera scientifica. E quindi penso che, appunto, siano questi i punti su cui potremmo lavorare. Com'è che lei ha scelto l'informatica? Questa è un'altra storia. Molto. Perché, no, in realtà, perché appunto mi sembrava, un po' mi affascinava, un po' ovviamente, cioè devo dire, io sono stata sempre abbastanza pragmatica, mi sembrava che da un punto di vista lavorativo fornisse tutta una serie di opportunità, ma l'ho conosciuta per caso, l'ho conosciuto perché all'epoca un amico più grande si era laureato, e quindi ho cominciato a scoprire, no, tutto questo mondo. Ripeto, non era proprio una delle opzioni che mi è mai stata presentata, mentre l'opzione di medicina, architettura, no, erano praticamente, no, date per scontato, però la carriera più scientifica, spesso anche da questo tipo di formazione più umanistica, non è granché. E invece, in realtà, anzi, secondo me, questo
questo connubio poi, no? Questo avere una formazione anche un po' meno tecnica, secondo me può portare anche qualcosa di più. Una formazione più, ha una apertura maggiore, quindi esatto. Sicuramente. E, bene, io adesso ringrazio naturalmente per il patrono e vorrei presentare la dottoressa Donatella Ricci, che è astrofisica e manager di Leonardo S.p.A., con un video. Ci racconta il suo record di quota ancora imbattuto del 2015, che ha sorpreso moltissimo i colleghi maschi. Assolutamente. Se riusciamo a proiettarlo. Poi vi spiego meglio su cosa ho volato, però è stata un'esperienza che ho costruito nell'arco di quasi un anno, passo dopo passo, perché non era solamente la conoscenza di tantissime cose. Io sono istruttore di volo e volo appunto con questi mezzi, tra cui questo che è andato in giro, e avevo deciso, per caso, forse per tante cose accadono nella vita, di provare a sfidarmi, era una sfida più verso di me. Questo è il giorno del record, la cifra da battere era assolutamente significativa, tanto bisognava andare dove volano gli aerei di linea, insomma oltre, quindi autorizzazioni, controlli, gestione dell'ossigeno. Questa è la superficie di Capo Sile, vicino a Jesolo. Ci sono voluti 52 minuti a salire e 51 a scendere, ma sono stati 52 minuti molto intensi e 2 giorni di prova ho fatto. Sono salita a 8400 metri, sopra quasi l'Everest. Questo è uno dei punti in cui raggiungo al massimo, parlo, cerco di parlare con Treviso, ma l'ente di controllo non riusciva neanche a sentirmi. Ho avuto veramente un momento di sgomento, perché capisco che in realtà non potevo colloquiare e avvisare quasi nessuno. Treviso aveva solamente capito che avevo riuscito. Qua riesco a farmi una foto, ora vi direte com'è possibile. Mi sono fatta un selfie, la prima cosa che ho fatto, mi sono ripresa in queste immagini in cui c'è questo celeste bellissimo. E poi torno giù, consapevole di aver veramente superato un limite e di aver raggiunto qualcosa che pochi mesi prima era assolutamente impossibile. Come aveva detto la dottoressa Mara, io al lavoro ovviamente ho avuto un sacco di colleghi piloti, quelli che io chiamo pilotoni, che mi sconsigliavano, perché io ho fatto prove da agosto a novembre, ho fatto prove ogni settimana e questi mi sconsigliavano, guarda che è pericoloso, non fare. Quindi avevo una, come tutte le cose, una parte di persone che mi stimolava e mi aiutava, anzi mi hanno aiutato in tanti, ma anche una parte che continuava, diciamo, a mettermi paura, un po' anche, diciamo, sono andata a mettere un pezzettino femminile in una dimensione, ahimè, assolutamente maschile. Il mondo del volo, nella sua fattispecie, è ancora tanto maschile. Il discorso del record è ancora una cosa che è assolutamente maschile. E vi faccio un aneddoto per farvi capire quanto ho dovuto lavorare anche su di me. Inizio a lavorare sul record e inizio perché, diciamo, mi rendo conto che potevo fare qualche cosa, ma io punto inizialmente al record femminile, perché il record femminile in realtà non c'era, era molto più basso, il record maschile era tanto alto. Allora, in quel periodo, io ero, sono grande amica di Samantha Cristoforetti, in quel periodo era nella stazione spaziale e quindi gli ho mandato una mail, cioè una mail dedicata per la stazione spaziale, raccontandoci questo progetto, parliamo del febbraio del 2015. E lei mi risponde subito dicendo, no, perché record femminile? Record assoluto, mondiale, cioè, che sono sti limiti? Ecco, io stessa, che avevo puntato già di per sé in alto, mi ero messa un paletto, no? Questo fa parte delle consapevolezze di quelle che sono le proprie potenzialità. E quindi ho detto, c'ha ragione, puntiamo in alto, poi al limite mi fermo sul femminile, ma comunque devo puntare in alto.
e quella è diventata veramente una cosa che continua a ripetere costantemente quando incontro le scuole, incontro ragazze: puntate in alto, guardate che avete delle potenzialità. Io ho fatto delle cose durante quest'anno di addestramento che non sarei mai stata, non avrei mai immaginato di fare, no? Sono stata capace, ho portato avanti tutto il lavoro, tutta la famiglia, ho portato avanti la scuola di volo dove comunque continuavo, e più ogni fine settimana lavoravo a questo record che chiedeva degli sforzi incredibili, anche solamente, per come sono fatta io, molto precisa, di tenere sotto controllo al più possibile tutte le variabili, perché poi ovviamente c'è una parte non predicibile di volo in volo che dobbiamo mettere in conto, quindi la mia idea era stata di lavorare il più possibile per cercare di risolvere tutto, anche dalle cose più stupide. Se c'è un problema io non devo consumare troppo ossigeno, quindi devo riuscire a lavorare su di me, sulla respirazione, quando ci sarà, se dovesse esserci un problema, in modo tale da non consumare troppo ossigeno, perché comunque avevo una scorta di ossigeno limitata. La problematica del freddo, a chi chiede, quindi insomma, lì ho veramente capito che significa lavorare insieme per uno scopo comune, cosa che in tanti casi in realtà non mi era successa, ma ho trovato anche la difficoltà, ecco, una cosa anche dentro al lavoro, avevo un capo a quei tempi che, diciamo, era ben felice, tra virgolette, del risultato, ma l'ha messo in un cassetto, cioè non è che ha pubblicizzato, ha fatto qualcosa. Adesso continua a ripetere, sì, perché il dottor Donatella ha fatto. Però in realtà in quel periodo, come molti di voi sanno, poi l'ambiente dove sto lavorando, lavoro adesso, è un ambiente militare anche, produttivo, quindi la Leonardo di per sé è sicuramente un'azienda grande che ha tantissime facce, e ha un progetto di apertura assolutamente nel mondo femminile immenso. Poi però ognuno di noi cala su quello che è l'ambiente e le persone intorno, quindi molto vuol dire quello. Quindi il discorso di fare rete e di stare e di creare un substrato è assolutamente verissimo. Dove sono io lavoriamo pochissime donne, quindi in realtà è un po' difficile, però per esempio nel mondo del volo c'è un'associazione che è stata creata tanti anni fa, che adesso io dirigo, si chiama Associazione delle Donne dell'Aria, siamo circa 200 e cerchiamo di fare rete in un ambiente dove effettivamente la presenza maschile è ancora, diciamo, predominante. Arianna, abbiamo un'altra associazione con cui fare rete, quindi va benissimo, e viva la curiosità, come diceva la dottoressa Tollo. Quindi. Allora, facciamo un passo indietro. Ma la sua famiglia, quando lei ha preso questi studi così maschili, come l'ha appoggiata, non l'ha appoggiata? Un passo indietro. Per esempio, appunto, la professoressa Zanardi è stata appoggiata. Io però inizio prima, diciamo che la mia scelta, arrivo da una famiglia di Roma, medio borghese, dove il padre soprattutto aveva un indirizzo che ovviamente coinvolgeva anche la mamma, che le donne dovevano fare l'insegnante al più, quindi licei classici, umanistici, tutto di qua. Io sono la terza di 5 figli e per qualche ragione si è svegliato uno spirito diverso, e quindi quando ho potuto ho alzato la manina e ho detto: io voglio fare liceo scientifico, e qui non se ne poteva proprio, ho lottato, ecco, probabilmente questo fatto ha creato in me una forza di incredibile, tra virgolette, di ribellione, ma in realtà di potenziale capacità di fare altre cose. Quindi ho intrapreso lo liceo scientifico, poi da lì fisica, sempre con mio padre che era contrario all'idea, anche perché in quel periodo io ero prima di diventare astrofisica ero assolutamente un'astrofila, e quindi amavo andare la notte a vedere le stelle. A 18 anni mi sono fatta regalare un telescopio e mia madre ancora piangeva perché diceva: non è possibile, un anello, la collana, no, il telescopio. Quindi completamente fuori da qualunque schema familiare, però ho continuato e dimostrato, tra virgolette, prima di tutto a me, che potevo farcela, perché poi alla fine c'era sempre questo discorso di sfida con mio padre: dimostrami che sei capace, dimostra che sei capace. E l'ho fatto mio. Allora, quando volevo fare una strada, prendere qualche strada, sono stata all'estero e anche lì dentro me dicevo: dimostrami che lo puoi fare. E quindi andavo avanti, costringendomi però involontariamente a fare una grossa analisi, perché ovviamente dovevo, come dire, scegliere la strada che ero in grado poi di portare avanti. Quindi tutto alla fine non è stato tutto male,
diciamo, il negativo che ho incontrato, perché sicuramente mi ha aiutato a formare un carattere molto forte, energetico, una capacità anche di resilienza infinita su tante cose. Anche per fare il record c'è stato tantissimo sforzo. E soprattutto la determinazione, quando io mi metto in testa, come dicono adesso vicino a me, quando io mi metto in testa qualche cosa, io decido di fare una cosa, la porto avanti, anche perché magari mi sono immaginata tutto quello che posso costruire, posso fare, quindi, e credo moltissimo, tantissimo, nella possibilità di fare rete, nella possibilità di parlare e in qualche maniera tirare le nuove generazioni. Ai miei tempi, ahimè, non se ne parlava di gender equality, gender gap, non c'erano argomenti del genere. Io mi ricordo una delle prime riunioni con un mio capo, tutti maschietti al tavolo, io l'unica donna, tutti militari, e io sono stata, c'era il dottore, l'ingegnere, il dottore e l'ingegnere, io sono stata l'unica che ero donatella. Queste cose una volta accadevano, assolutamente, senza doverlo, però non c'era nessuno che veniva lì e diceva ribellati. Adesso io lo dico a tutte le ragazze, no, non deve accadere questa cosa. Quindi ben venga situazioni come questa, bellissima, dove si può parlare, tirare fuori, e tutte le possibilità che ci stanno, secondo me, per stimolare e prendere consapevolezza di quello che uno ha come potenzialità. E ha tracciato un po' il rapporto con i colleghi uomini e trova delle differenze all'estero in questo senso? C'è più parità, c'è più accettazione, diciamo, o sono ancora ambiti difficili, ecco, per le figure femminili? Allora, per quella che è la mia esperienza, che ho fatto sia durante il periodo dell'università, dottorato e successivamente lavoro, sì, ci sono perlomeno nell'ambiente puramente, adesso sono nell'ambiente, diciamo, elicotteristico, però prima era ambiente satelliti, astronomia. Purtroppo siamo ancora in molti casi bloccati da stereotipi e pensieri, diciamo, di una certa tipologia. All'estero io mi sono trovata tantissime volte in situazioni assolutamente diverse, con magari i colleghi totalmente al femminile o quasi, quindi sì, sono cose molto diverse. E dirò anche lo straniero che viene in Italia, per esempio penso al mondo del volo, lo straniero che viene in Italia non si aspetta, per esempio, di vedere una scuola di volo un'istruttrice. Quindi quando entrano mi chiedono qualcosa, italiani e stranieri, ma vale anche per gli stranieri, e mi chiedono dov'è l'istruttore, io alzo la mano, tutti mi guardano a dire ma sei sicura? Quindi voglio dire, è una tipologia di pensiero che purtroppo secondo me è ancora difficile. Lentamente, come è stato detto, le cose cambiano, cambia il numero delle donne che volano, ma comunque cambia anche il numero delle donne nel mondo, per esempio, di Leonardo, sicuramente. Ma è lento, molto lento come processo. E speriamo veramente di riuscire, insomma, parlandone a guadagnare terreno, anche perché chissà quanti talenti e intelligenze sprecate che possono essere a servizio della nostra società e quindi poi aiutare, insomma, a progredire da tanti punti di vista. Io ringrazio anche la dottoressa Ricci e torniamo a un altro mondo sportivo. E quindi invito la squadra di Mestre Volley Center, che è in Serie C, i rappresentanti. Non so se è presente Alessia Pavanello, se è riuscita a venire poi o aveva un impegno, non è riuscita a partecipare. Allora sono beata tra le giovani. Sedetevi pure vicino, prendete un microfono. Quando ho fatto una chiacchierata preliminare con Alessia Pavanello, mi ha spiegato un po' come vi allenate, la struttura, come gli obiettivi che vi ponete. Voi quando avete iniziato a giocare a pallavolo? Allora, in realtà io ho scelto di iniziare a giocare a pallavolo guardando una partita quando ero piccolina. Io facevo danza insieme alle mie compagne degli elementari e non mi sentivo molto a mio agio. Era una passione che non sentivo mia totalmente. Una sera, un sabato sera, ero con mio padre a casa e girando, insomma, nei canali della televisione ho visto questa partita della nazionale italiana femminile. Lì per lì ho detto a mio papà, fermo, guardiamo questa, ho detto questo è quello che io voglio fare. La settimana dopo sono andata con mio padre a parlare per iniziare, insomma,
questo percorso e da quando avevo 9-10 anni gioco a pallavolo alla Signoretti, quindi sono passati un po' di anni, insomma. E allora, per quanto riguarda la struttura dei nostri allenamenti, abbiamo la fortuna di essere seguite da più di un allenatore, quindi riusciamo a suddividere l'allenamento in una prima parte ovviamente di riscaldamento e poi riusciamo a fare degli esercizi specifici per i ruoli, insomma, all'interno della squadra. Quindi questo aiuta molto per quanto riguarda la parte tecnica. E abbiamo anche un preparatore atletico, quindi anche dal punto di vista fisico siamo seguite e poi la parte finale, insomma, degli allenamenti la utilizziamo per giocare il più possibile. Vuoi raccontarci tu invece come è nata questa passione? Mi dovete dire tra i vostri nomi, perché siccome siete cambiate come rappresentanti le vostre volte. Sono Serena. Serena. Io Laura. Laura. Allora, io ho cominciato a giocare a pallavolo all'età di 10 anni. In realtà, sin da bambina sono stata una persona molto versatile, quindi ho cambiato moltissimi sport. E l'unico sport che non volevo fare assolutamente era la pallavolo. Infatti, sia mia sorella sia mio cugino giocavano a pallavolo e io andavo a vedere le partite, ma non mi piaceva più. Esattamente. Poi, provenendo da una città, io vengo dall'Abruzzo, mi sono trasferita qui per l'università e ho trovato anche la squadra, appunto. E venendo da una città molto famosa per la pallavolo, anche la mia famiglia era molto appassionata di questo sport, tant'è vero che mio padre faceva parte della dirigenza. E un giorno sono stata obbligata a partecipare ad un allenamento e poi sono entrata in quel campo e non sono mai uscita. È stato poi amore. Sì. Cosa vi dà lo sport? E cosa vi dà il gioco di squadra? Cosa, il senso di inclusività? Come vi sentite tra di voi a livello poi femminile? Allora, io credo che la cosa più importante sia quella di trovare in palestra una seconda famiglia. Ci deve essere complicità tra le ragazze, ci deve essere anche empatia e soprattutto quindi ci deve essere un ambiente in cui si va volentieri. Dal momento in cui si va in palestra malvolentieri si deve accendere un campanello d'allarme, proprio perché lo sport deve essere una valvola di sfogo, deve essere una passione e deve essere del tempo libero che noi andiamo a sfruttare per cercare di creare un progetto. Secondo me lo sport è una cosa che deve essere sempre presente nella vita di un adolescente, ma anche di una persona adulta, perché aiuta moltissimo nelle relazioni interpersonali con appunto le altre ragazze. Io ad esempio quando mi sono trasferita qui a fine agosto ed ero terrorizzata perché 500 km di distanza e non conoscevo nessuno. E la squadra mi ha aiutato tantissimo in questo perché mi sono trovata in un ambiente subito stimolante e anche in un ambiente in cui le ragazze sono umili e ti aiutano immediatamente. Io adesso se dovessi avere un problema chiamerei una di loro e so che... Sei sicura che avresti una risposta? Sì, 5 minuti verrebbero subito ad aiutarmi perché sono veramente meravigliose come tutto l'ambiente della società di Volley Masters. Sì, proprio ho parlato appunto con Alessia Pavanello e mi è sembrata una persona molto appassionata, rigorosa e tra l'altro vi insegna anche le regole, vi insegna il rispetto dei ruoli, disciplina. La disciplina, delle gerarchie e la determinazione e la fatica, perché vorrei che, ecco, parlaste, probabilmente ci saranno anche dei giovani collegati, parlaste a loro, i percorsi, gli obiettivi si raggiungono anche con tanta fatica, tanta determinazione e tanto impegno. Volete raccontarci qualcosa in questo? E a volte non è semplice, immagino. No, io ho proprio un'esperienza personale che vorrei condividere. Ho preso parte di un campionato nazionale, quindi di una categoria comunque abbastanza alta, quando ero ancora molto giovane. Ero l'unica ragazza ancora minorenne all'interno di una squadra di ragazze che andavano dai 25 ai 30 anni. E lì per lì ero molto entusiasta di questo progetto, solamente che poi nell'entrare in palestra ho iniziato ad avere delle difficoltà.
questo perché non mi sentivo protagonista del progetto, ma non perché venivo messa da parte, semplicemente perché venivo da una realtà totalmente diversa e quindi non avevo ancora forse ben afferrato il concetto secondo il quale lo sport è un sacrificio. Sono arrivata ad allenarmi 3 volte alla settimana per 5 ore, perché avevo la squadra della mia età, poi avevo la parte fisica e la parte con la prima squadra, e lì sono riuscita a andare oltre quello che era il mio limite, perché facevo veramente fatica, non mi ritrovavo in quell'ambiente. E quindi ho detto, devo sempre dare di più. Ed è proprio questo uno dei punti cardinali, secondo me, dello sport, cercare di dare sempre il meglio, andare sempre oltre a quelle che potrebbero essere delle problematiche, delle difficoltà. I sacrifici nello sport sono essenziali per raggiungere qualsiasi obiettivo, ma non solo nello sport, in realtà proprio nella vita in generale. La pallavolo per me è stata ed è tuttora una delle cose più importanti della mia vita e ricomincerei a giocare se qualcuno me lo chiedesse, non mi sono pentita. E, io ricordo che ho vissuto un periodo molto simile a quello della Serena appena raccontato. Infatti anch'io avevo 13 anni e ho giocato in Serie C a quell'età con persone molto più grandi di me e non mi sentivo stimolata in quell'ambiente perché nessuno mi stimolava effettivamente, venivo messa da parte solamente perché c'era quel gap di età che magari appunto spingeva le persone a non parlarmi o a mettermi appunto da parte. E ecco, quando ci si trova in un ambiente non stimolante, il problema è stimolarsi da sola, perché ti trovi lì da sola che magari fai degli errori e nessuno ti corregge. E quello è la cosa più importante, non abbattersi, ovviamente, porsi degli obiettivi e poi cercare di dare il massimo per raggiungerli. E vorrei aggiungere anche un'altra cosa per esperienza personale. Io credo che lo sport serva anche per rimediare a quelli che sono i problemi che si hanno magari in famiglia, perché magari una persona sta vivendo un periodo molto difficile e andare in palestra a volte è l'unico modo per svagare la mente, e questo lo posso dire con un valore personale. Quindi aiuto è fondamentale, sì. Si bilancia. E tra l'altro appunto Alessia Pavanello sottolineava che come all'estero dovrebbero essere concessi dei crediti agli sportivi, perché valorizza anche il concetto di merito. Io vi ringrazio per l'entusiasmo, la freschezza e chiamo vicinamente Alessandra Capelli, carattere olimpionica e medico sportivo, e la professoressa Maria Antonietta Baldo, che è delegata della rettrice alle attività sportive e docente di chimica analitica. Ad Alessandra Patelli, intanto un grande applauso per i risultati che conseguì. Vorrei chiederti questo. Abbiamo anche noi chiacchierato prima di questo incontro, così ho avuto il piacere di conoscervi, seppur superficialmente. E tu hai avuto, a differenza di molti, un esempio un po' controcorrente in casa a livello di figura femminile, perché tua madre è ingegnere, tra l'altro il secondo ingegnere iscritto all'albo donna della provincia di Treviso, e perciò tu hai avuto una figura femminile indipendente, realizzata in una professione maschile. E quindi come vedevi questa tua mamma e quanto ti ha stimolato poi a essere anche tu determinata, indipendente nella tua professione di medico sportivo e anche ovviamente di sportiva? Sì, diciamo... Prova, sì. Ecco. Sì, diciamo che essendo nata con una mamma così, non mi sono mai posta neanche il problema di quanto diverso potesse essere il modello con cui io sono cresciuta. Per farvi un esempio, in quinta elementare, che io ho fatto anche l'esame di quinta elementare, la mia ricerca è stata le donne nella rivoluzione francese e nella rivoluzione industriale, cioè, quindi per me questa figura femminile indipendente che ha lottato
è sempre stata presente, cioè è stata la mia ricerca di quinta elementare, quello sia molto, molto particolare come cosa, per cui per me è sempre stato molto normale avere a che fare con una mamma che allo stesso tempo lavorava e che faceva questa professione molto maschile. Tra l'altro adesso che sono più adulta mi ha raccontato un po' di più delle difficoltà che ha dovuto attraversare. Ridendo mi diceva che dove studiava a Padova, al Paolotti, non c'erano i bagni per le donne, e quindi ecco. Abbiamo detto che è ingegnere. E abbiamo qui anche la controparte maschile che ci conferma che non c'erano i bagni e che andavano al bar, per dire. E insomma, si tratta di mia mamma che non è nata nel 1800, voglio dire, per cui è veramente pazzesca come cosa, da testimonianze magari anche un po' più brutte, insomma, che neanche mi immaginavo potessero succedere. E quindi per me è sempre stato molto normale non avere limiti nelle mie scelte, supportata anche da un papà totalmente pro, diciamo, la scelta indipendente, che mi ha sempre detto: Alessandra, la prima cosa a cui ci deve puntare è l'essere indipendente e autonoma anche economicamente, ne abbiamo parlato prima e poi magari ne riparleremo, secondo me è un tema molto importante per noi donne. Però allo stesso tempo, visto che ho un po' riflettuto dopo la nostra chiacchierata, io ho avuto questo esempio sicuramente particolare e positivo, e ho avuto un'altra figura che non voglio dipingere come negativa perché non lo è, ma mio nonno, che c'è ancora, classe 1927, quindi insomma più di 90 anni, medico, che all'inizio non ha capito il mio voler fare sport e studiare medicina. Cioè, come forse qualcuno ha accennato, sembrava più una perdita di tempo, no, fare sport. Un po' buttar via le mie capacità perché andavo bene a scuola, e quindi mi ha sempre voluto tantissimo bene, un nonno dolcissimo, però a Natale, Pasqua mi diceva: sì, ma quando è che smetti di fare canottaggio? E però nel 2016 ho fatto la mia prima Olimpiade e mi sono qualificata per le Olimpiadi, e mio nonno mi ha stupito e mi ha detto: scusami, ho capito che ho sbagliato, per te era molto importante, lo puoi fare solo adesso. E quindi è diventato, anzi, un tecnico, dice: no, secondo me devi fare questo. Quindi è un esempio forse non negativo, ma che mi capiva meno, ma io gli ho dimostrato, no, che per me era una cosa importante. Poi è stato punito dal karma perché ha avuto solo nipoti femmine, due medici, un avvocato che è mia sorella, quindi ha dovuto ricredersi. Per forza, voi vi siete conquistate sul campo, insomma, la sua convinzione. E per quanto riguarda invece l'ambiente maschile del tuo sport, ci sono delle differenze che tu percepisci, evidenti o meno evidenti? Ci sono delle opportunità differenti che avete o no? Ma il canottaggio è uno sport poco conosciuto purtroppo, ma insomma è uno sport abbastanza maschile, ecco, è uno sport di fatica. Ho recentemente calcolato i chilometri che facevo in una settimana di carico, di carico importante, facevo circa 240 chilometri di allenamento tra barca, corsa, eccetera, a settimana, quindi è uno sport bello impegnativo. E quindi sì, è sicuramente, quando sono entrata, in un ambiente molto maschile. Sono contenta del fatto che ho partecipato alle prime Olimpiadi con la parità di presenza maschile e femminile, che sono state le ultime, Tokyo 2020, dove c'è stato un 50-50, e anche noi donne eravamo molti di più, però ho anche avuto la fortuna, se vogliamo dire, comunque ho assistito proprio a un evolversi e a una crescita del gruppo femminile, almeno in Italia, nel canottaggio. Prima eravamo proprio un po' messe da parte, tant'è che, come abbiamo anche discusso, ovviamente lo sport è sì una grande passione, ma diventa anche quasi una professione, per quanto non è solo pochi sport, sono a livello professionismo, vabbè, comunque diventa una fonte di un lavoro, ok? E lo sport in Italia è sostenuto dai gruppi sportivi militari, perché altrimenti, a meno che tu non sei calciatore di Serie A, non ci sono entrate.
e per noi donne fino al 2016 i corpi militari nel canottaggio erano chiusi. Quindi noi non avevamo la possibilità di accedere e avere uno stipendio. Io ho avuto la fortuna di una famiglia che mi ha nel frattempo pagato gli studi, pagato una casa a Padova e mi ha permesso di andare avanti, perché sennò mi rendo conto che ad un certo punto dicono bello il canottaggio, bello vedere le gare, però Alessandra inizia, cioè bisogna anche pensare al dopo, no? E dal 2016, per fortuna, quando io avevo in realtà poi deciso di smettere, poi ho ripreso, ma insomma sono stati aperti e adesso anche tutte le mie colleghe sono entrate nei corpi militari e hanno la possibilità di avere un lavoro. E ritornando appunto alla parte economica, c'è tanta differenza se uno ci pensa, cioè per me era solo un hobby e che non mi portava dentro niente, mentre adesso può essere effettivamente un lavoro, quindi finalmente siamo arrivati a questa parità, secondo me estremamente importante nel mondo del canottaggio. E quando chiacchieri con delle tue colleghe straniere, delle sportive straniere, ci sono degli aspetti che ti stupiscono, che sono veramente differenti, che sono magari anche più avanti, hanno livello di organizzazione, ma, di parità, ecco, di ammetto che questo è un tema che non ho granché affrontato, sono sincera, con le mie colleghe straniere, e effettivamente potrebbe essere anche un motivo di sì, una curiosità di confronto. Non vedo dall'esterno grosse differenze, però ammetto che non me lo sono, cioè, forse per me era anche la normalità avere una certa disparità, e neanche mi ponevo la domanda se c'era una differenza con l'estero, però effettivamente è un buono spunto per... Hai detto una cosa veramente molto significativa in un incontro come quello di oggi, che non ti ponevi nemmeno la domanda. No, infatti. Cioè il condizionamento e la normalità, il cliché è talmente forte che non si vede nemmeno l'alternativa, per cui anche confrontarsi mi è venuto in mente di farti questa domanda proprio pensando ai crediti sportivi che invece l'allenatrice del Mestre Volley vorrebbe fossero riconosciuti alle giocatrici, che all'estero vengono riconosciuti lo sport all'estero. Sì, qua abbiamo un capitolo sport università, che io anche lì ho avuto la fortuna di vedere un miglioramento, ma non sono riuscita, perché a Padova nel 2016-17 hanno fatto la prima borsa di studio per gli sportivi, quindi mi hanno coinvolta, ma io ad esempio non ho mai usufruito, per cui adesso c'è un po' più di attenzione. Certo. Intervengo su questo tema, così in effetti il tema dei crediti sportivi è un tema molto sentito a livello anche nazionale, italiano, e non è così semplice, è un tema che appunto è più sentito negli atenei in cui è presente scienze motorie, quindi c'è la parte sanitaria, quindi dove qui scienze motorie afferisce, e quindi lì chiaramente sono riconosciuti. Negli atenei, ad esempio, come il nostro, Ca' Foscari, dove peraltro l'attenzione verso lo sport è veramente molto, molto spinta, è un tema che abbiamo provato ad affrontare insieme anche a livello anche del Senato in passato, ma effettivamente non è stato, nonostante appunto la nostra grande attenzione e investimento in termini economici, di persone, eccetera, verso proprio tutte le attività sportive, sia amatoriali che agonistiche, verso lo sport, ma quello dei crediti è un po' difficile. Una conquista, allora. Questo sì, io mi sono spesa molto, ma non c'è molto, perché effettivamente insomma, la distribuzione dei crediti all'interno di ogni corso di laurea è molto... è molto complessa, eccetera, e quindi, mentre ecco, so per certo, ad esempio a Bologna, dove ci sono scienze motorie, allora lì è molto più semplice, anche perché lo sport fa parte del percorso universitario. Per noi è un'integrazione importantissima, però effettivamente, tra virgolette, è una cosa più volontaria, questo è, però è un tema molto sentito. Che poi si lega anche a quello che dicevamo proprio quando ci siamo incontrate prima che iniziasse l'incontro, al fatto che sarebbe importante perché lo sport si lega alla sostenibilità, al rispetto dell'ambiente, all'inclusività, a tanti temi che oggi sono fondamentali e che vanno non solo interiorizzati, vissuti, ma riconosciuti.
E per cui volevo che, ecco, nello spiegarci quanto Ca' Foscari sta facendo per favorire lo sport, favorire gli studenti che poi lo praticano anche a livello agonistico, e quanto lo sport sia un tassello fondamentale del nostro vivere e della nostra organizzazione sociale, oltre che salutare. Sì, grazie. Allora, assolutamente, diciamo che lo sport, l'attività sportiva, ecco, sono entrate a far parte davvero in modo importante in questi ultimi anni, proprio perché diciamo, c'è stata un'attenzione soprattutto a partire, diciamo, da fine 2012 è stato anzi proclamato anno dello sport. Diciamo che l'idea nasce proprio dall'allora rettore, che era il professor Carraro, il quale, che io non conoscevo tra l'altro, il quale mi ha una sera telefonato, sapendo che, premetto, io sono, mi ritengo una volontaria dello sport, cioè sono una persona che sono nata e cresciuta fin da piccola facendo tanti sport. La mia prima passione è stato il tennis fino all'anno della maturità, tennis a livello agonistico fatto in squadra, quindi avevamo proprio una squadra femminile con cui ho girato l'Italia, abbiamo vinto anche parecchie cose. Poi a un certo punto la vita, lo studio, la famiglia, eccetera, sono passata da altri sport, sempre in modo, diciamo, volontario. Io sono appunto una docente, il mio percorso scientifico, cioè il mio percorso lavorativo è, sono docente di chimica. Allora, dicevo, però, ecco, da grande all'interno del mio lavoro ho avuto la fortuna di entrare a far parte di un piccolo gruppo, del piccolo gruppo agonistico dei dipendenti, però era una cosa molto limitata. Io soprattutto partecipavo alle gare di sci, perché mi piace sciare, sono una ciclista, eccetera. E lì appunto interviene il rettore che mi chiama e mi dice: so che sei un'appassionata sportiva, a me interessa molto, vorrei che anche a Ca' Foscari si facesse dello sport e ci tengo molto. Io con questo compito, quindi abbiamo appunto dal 2012 iniziato un percorso molto importante con anche un intervento notevole di persone, di uffici, di organizzativamente parlando. Ho iniziato, io ecco, ho portato così una breve presentazione facendovi degli esempi su quello che per noi è lo sport, e ho messo questa immagine proprio all'inizio perché, per farvi vedere, questo è ad esempio uno alla fine di uno dei tanti eventi sportivi che abbiamo organizzato, invitando studenti di tanti atenei italiani e internazionali. Qui alla fine si vede appunto come tutto sommato il compito che mi era stato assegnato sicuramente per me mi era stato abbastanza portato avanti, perché da vedere appunto quanti siamo a fare sport a Ca' Foscari. Giusto per farvi vedere, ecco, da anni, ecco, quindi il nostro motto che noi presentiamo anche durante l'orientamento degli studenti delle scuole superiori, quindi durante gli open days e anche altre attività di orientamento, abbiamo così, il nostro motto è: scegli Ca' Foscari, fai sport con noi. Offrendo appunto nella consapevolezza, nella convinzione che appunto oltre allo studio l'università ha come obiettivo formativo, educativo, la pratica appunto della cultura dello sport, quindi perché la sport che trasmette tutti quei principi fondamentali di rispetto delle persone, di crescita umana, di accettare le proprie regole e di leale competizione. Quindi è proprio nei valori di integrazione, di aggregazione, di inclusione. Ad esempio negli anni ci rivolgiamo molto anche allo sport rivolto a persone con studenti con disabilità, quindi offrendo anche attività in questo senso.
E insomma, quindi diciamo che è uno sport declinato in vari modi, proprio per, come poi è stato già ampiamente anche presentato, il piacere anche di mettersi alla prova, non solo, ma convinti, cioè spinti dalla passione, dall'entusiasmo e anche per condividere insieme le emozioni. Il nostro obiettivo comunque è uno sport per tutti nel nostro ambiente e in questo, appunto, in questo ambito, proprio dal 2012, ecco, abbiamo avviato un progetto che rimane ancora oggi molto attivo e forse unico, direi, a livello anche nazionale, per il quale Ca' Foscari, insieme all'Università IUAV di Venezia e insieme al CUS Venezia, che è la società sportiva che a noi è collegata per statuto, come tutti, in tutte le città universitarie, ogni università ha sempre il proprio CUS associato. Però diciamo, questo progetto nasce dall'idea di sentire, di trasmettere a tutti gli studenti e le studentesse, non solo, ma anche al personale, la voglia di approcciarsi alla voga, sia per chi non l'ha mai fatto, quindi per i principianti, sia anche per gli agonisti, certamente non a livello di Alessandra. Allora, io comunque quest'anno ho vogato per Venezia, lo Galeone di Venezia. Davvero? Certo. Ah, allora sei la numero due. La foto, esatto, ci siamo conosciute. E poi volevo presentare anche questo. Quindi diciamo, è un progetto che coinvolge moltissime persone, con il quale noi proponiamo sia corsi per tutti, sia organizziamo eventi e gare universitarie e non solo, anche gare federali, con l'acronimo noi Università Veneziana e CUS Venezia, in quanto appunto è un progetto che coinvolge tutta la comunità universitaria veneziana. Questi sono ad esempio delle immagini, sono varie discipline di voga, quindi a partire chiaramente dalla voga veneta, che è il nostro fiore all'occhiello, ci mancherebbe, dobbiamo trasmettere la tradizione della voga veneta anche e soprattutto agli studenti internazionali. Il Dragon Boat, che è l'esempio, un esempio formidabile di sport di gruppo e che è veramente una passione, è il Dragon Boat, per chi non lo conosce, è una tradizione, proviene da una cultura antica cinese, sono delle lunghissime canoe che in cui si pagaia, come vedete, in coppia. Con la voga, è una voga a pagaia, tra seduti si può vogare o in 10 o in 20 persone, quindi è il vero emblema di uno sport non solo di gruppo, ma che deve essere proprio un affiatamento mostruoso, perché altrimenti solo con l'affiatamento si va avanti. La ringrazio molto, sì, per questa bellissima panoramica sportiva, perché purtroppo il tempo corre, quindi sì. Però vediamo che ci sono, sì, diverse possibilità. Io vi ringrazio. Okay. E chiamo il professor Scarpelli dell'Istituto Gritti, insieme alle studentesse Veronica Fanchellucci e Sara Zanin. Prego, professor Scarpelli. Importante è il tema dell'inclusività. Sì, sicuramente. È il suo ambito. Siamo nel mondo dell'ospitality, naturalmente. Sì, il nostro è un istituto tecnico-economico qui di Mestre con diversi indirizzi, due più propriamente attenti all'ambito dell'amministrazione, della contabilità, del commercio estero, e uno che è un fiore all'occhiello anche storico del territorio, indirizzo turismo, qui le nostre due ragazze fanno parte attualmente di una quinta, ma raccontando di un'esperienza dell'anno scorso. E il tema dell'inclusività è un tema importante, ma tutte le parole che abbiamo sentito sono strettamente connesse al nostro lavoro quotidiano, non solo di docenza, di didattica, anche orientativa, come oggi si tende a fare, almeno ci si pone anche questo obiettivo, ma soprattutto questo della consapevolezza. L'aspetto della consapevolezza è una parola che ricorsa molto oggi, è fondamentale. E non so se avete presente quelle, così mi viene in mente prima,
quelle canzoni che uno sente poi quasi non fa più caso, no, al significato delle parole. A volte in classe, riferendoci alla Costituzione, l'articolo 3, no, lo troviamo spesso anche messo sulle pareti, i ragazzi lo conoscono benissimo perché dalle elementari, e si parla di uguaglianza, e poi si perde un pezzo fondamentale che è quello del pieno sviluppo della persona umana, proprio come obiettivo. Io vi invito, dico stasera, ma domani rileggetelo, c'è questa parte bellissima, e si va avanti, si tolgono ostacoli, l'uguaglianza, ma non è quello l'obiettivo, leggetelo bene perché si va a lavorare per un altro obiettivo che è quello della piena, del pieno sviluppo della persona, quindi uomini, donne, senza differenza, e che si sentano realizzati, che abbiano consapevolezza delle proprie competenze, dei propri talenti, anche della strada necessaria, dei sacrifici, altra parola che si è sentita, ma per arrivare ad una soddisfazione, quella di essere veramente pienamente se stessi. Quindi il nostro risultato, anche come scuola superiore, è raggiunto se riusciamo a dare sicuramente delle basi, ma anche delle opportunità. Opportunità di confronto, opportunità di riconoscersi in quello che si fa, in quello che si vuole fare. Vogliamo essere, dare uno specchio ai ragazzi, no? Per vedersi in modo non distorto. Oggi hanno uno schermo davanti dove spesso, non so se avete notato, quando vediamo, si fanno un selfie, no? Si cambia faccia, no? Quando si fa il selfie. Ebbene, invece no, oggi abbiamo bisogno di qualcuno che si guardi, si riconosca, si piaccia per quello che è, capendo anche quali sono gli ambiti di miglioramento. Molti di questi posti stasera sarebbero stati occupati dai compagni, dalle compagne loro, ma sono impegnati in un evento sportivo con proprio un forte tema di inclusività, di ospitalità, che è la Tennis Marathon, un evento ormai tradizionale, internazionale, e molti ragazzi della scuola stanno facendo un'attività di accoglienza per gli atleti italiani, tantissimi stranieri che stanno arrivando e qui devono dare supporto insieme all'organizzazione. Però insomma ci sono, ed è un altro esempio di inclusione. Tra l'altro lei mi parlava di una guida ad alta leggibilità. Sì, ma su questo lascio la parola a loro, perché è un progetto che è stato sviluppato lo scorso anno e che proprio su questo tema. Per dire una cosa, prima mi ha detto, ma che cosa c'entra questa cosa con le donne? Perché non è soltanto una cosa per donne. Le ho tranquillizzate sul fatto che non necessariamente, anzi, il fatto che ci siano intanto loro qui è importante, e sentirete, questo è un progetto che ha proprio alla base un'idea di conoscenza del territorio, di apertura verso tutti, e quindi è perfettamente in linea. Poi cercheremo anche un po' del loro futuro, e hanno tra le altre idee quelle di continuare nel mondo del turismo, tra l'altro con un percorso che se ne sente parlare forse un po' più di prima, dei DTS, che sono un'alternativa valida anche all'università, quindi molta strada proprio sul tema di voglio raggiungere un obiettivo e quali strumenti mi servono per farlo. Questa è la consapevolezza migliore in questa fase della loro vita, e aiutare in questo è sicuramente per noi un grande risultato. Volete allora illustrarci brevemente il progetto? Buonasera a tutti e a tutte. Io sono Sara. E io sono Maria. E io sono Veronica. E siamo due studentesse dell'Istituto Gritti, indirizzo turistico, e l'anno scorso abbiamo partecipato con la nostra classe al progetto Get Up. Ma cos'è il progetto Get Up? È un progetto finanziato dal Comune di Venezia, che ha come obiettivo la partecipazione attiva degli studenti in progetti che mettano in relazione l'ambiente turistico con il territorio e in ambiti di utilità sociale e per rafforzare il concetto di cittadinanza attiva. È stato un progetto che ci ha coinvolto tutto l'anno, e i primi incontri sono stati dedicati alla scelta dell'argomento da approfondire, e dopo diverse discussioni come classe abbiamo deciso di realizzare un itinerario turistico per turisti speciali, cioè per ragazzi della nostra età con sindrome di Down e con esigenze diverse dalle nostre. E infatti abbiamo scelto questa frase di Guido Marangoni come introduzione del nostro lavoro. Siamo diversi perché siamo poesia,
ed è curioso che il 21 marzo, che è la giornata mondiale della poesia, coincida con la giornata mondiale di sensibilizzazione della sindrome di Down. Proseguendo con il nostro lavoro, abbiamo individuato come proposte da valorizzare a livello turistico nel nostro territorio Palazzo Grimani di Santa Maria Formosa e Mestre col suo centro storico, il Museo del Novecento Erminove che oggi ci ospita e la Biblioteca Tez, che sono elementi distintivi della modernità di Mestre. Il frutto del nostro lavoro è stata la realizzazione di una guida ad alta comprensibilità. Ma cosa vuol dire ad alta comprensibilità? In realtà l'abbiamo scoperta anche noi in questa occasione e è una pubblicazione che deve tener conto di precise indicazioni tipografiche. Ad esempio, come potete vedere, lo sfondo deve essere chiaro per non distrarre la lettura e per rendere i caratteri più evidenti. Le frasi devono essere brevi, concise e scritte interamente in maiuscolo. E alla fine della nostra guida abbiamo aggiunto delle informazioni pratiche che, per aiutare la visita al nostro turista, come gli orari degli autobus, il costo dei biglietti e dove acquistarli. Ma come ci siamo organizzati? In classe siamo in 21 e abbiamo dovuto discutere, trovare una sintesi e dopo aver individuato il tema e raccolti i dati necessari, abbiamo stabilito delle relazioni con le associazioni come IPD, Associazione Italiana Persone Down, e Palazzo Grimani, e poi ci siamo divisi in gruppi per approfondire i vari aspetti del nostro progetto e per arrivare al prodotto finale. Il nostro lavoro è stato presentato in occasione di un evento organizzato da noi a Forte Marghera l'8 giugno. È un lavoro che, diciamo, inizialmente abbiamo accolto con qualche diffidenza e preoccupazione perché ci sembrava troppo impegnativo e difficile per le nostre competenze. Tanto per dirne una, avevamo a disposizione 3.000 euro di budget da spendere e per noi era una grossa responsabilità e una grossa cifra. Procedendo con il progetto però ci siamo appassionati perché ci siamo accorti che non solo noi stavamo imparando qualcosa, ma quello che stavamo creando avrebbe avuto anche una ricaduta e ci siamo sentiti utili verso persone che non conoscevamo e abbiamo scoperto che i nostri studi possono avere anche un'utilità pratica. Un altro aspetto che ci ha arricchito è il lavoro cooperativo perché abbiamo lavorato divisi in gruppi però uniti per lo stesso obiettivo. Ci siamo arricchiti anche personalmente perché siamo dovuti uscire dalla nostra comfort zone per vedere, pensare, capire e muoverci nello spazio di persone che avevano esigenze diverse dalle nostre e proiettarci in un mondo che non conoscevamo. Infine, diciamo che è necessario continuare a esplorare, imparare, mettersi in gioco per acquisire delle nuove conoscenze e competenze che ci possono aiutare a formarci, ad affrontare la vita di tutti i giorni e progettare il nostro futuro. E grazie a tutte e a tutti per l'attenzione. Grazie. Adesso il professore Giulio Contini, direttore della Scuola Italiana di Ospitalità e docente a Ca' Foscari. Potete passare il microfono gentilmente, grazie. Benvenuto. Grazie. Allora, il corso di laurea registra un'inversione di tendenza rispetto a quello che diciamo, nel senso che il 90% mi sembra di capire sono studentesse. Sì, sì, diciamo che nei primi due anni c'era qualche maschietto in più, però non rispetto ad adesso, quest'anno intorno al 90% delle iscrizioni sono femminili. Va bene. Però è qualcosa che viene da un po' più lontano. Diciamo che il settore dell'ospitalità è un settore che... Allora, io ho apprezzato moltissimo tutta una serie di interventi.
quelli che mi sono sembrati più sinergici con questo dell'hospitality e dell'aspetto della femminilità nell'hospitality, anzitutto quello sulla valutazione delle competenze del sé, quindi il self-awareness, e poi l'altro importantissimo, quello del saperlo comunicare, di tirarlo fuori, quindi quello di riconoscersi e farsi riconoscere quello che viene fatto. E, l'ospitalità di fatto storicamente è sempre stata gestita nel senso più antico del termine anche dalle donne, quindi il ricevere gli ospiti a casa, eccetera. E in questo momento l'ospitalità è un settore che sia a livello mondiale che a livello italiano rappresenta una fetta consistente del PIL e una fetta altrettanto consistente dell'occupazione. E abbiamo visto durante tutto questo evento, questa conferenza, quanto importante sia l'occupazione e il lavoro, non solo per una questione materiale di soldi, ma anche per una sicurezza di una propria identità professionale. Quindi direi che abbiamo fatto una piccola analisi, già in Italia abbiamo il 53% della forza lavoro occupata nell'ospitalità che è femminile. Vediamo in quali tipi di settori, quindi abbiamo le percentuali più alte ce l'abbiamo nell'accoglienza e nei servizi ai clienti, poi la ristorazione, il turismo, gli alberghi, 50%, poi viaggi, eventi al 40%, trasporti al 35% e gestione e amministrazione 30%. Lavorerei molto anche su questo 30%, nel senso che in questo momento è probabile che le posizioni più entry level siano principalmente occupate dalle donne e che le donne stiano in questo momento cercando di accrescere le competenze e la loro soprattutto carriera professionale in posizioni di tipo più manageriale, e qui entra in gioco il corso di laurea. Anche perché lei mi sottolineava che quanto sottolineate il fare e il saper fare e quel discorso poi del taglio interdisciplinare del corso e delle discipline STEM che incontrano la comunicazione, quindi è un corso articolato. Esatto, quindi oltre all'accoglienza e al servizio, che già abbiamo visto che è apprezzata particolarmente dal settore, quella femminile, dobbiamo lavorare sulla gestione e amministrazione e sulla innovazione. Nell'innovazione c'è anche tutta questa parte delle STEM. Il nostro corso di laurea con Ca' Foscari, quello della Scuola Italiana di Ospitalità, insiste in una facoltà che è una facoltà che è DICE, che è STEM. Che significa questo? Che diventano, come diceva, dei nerd con gli occhiali spessi? No, vuol dire che studiano una materia che è simile a statistica, che si chiama Big Data Analysis for Hospitality. Scusate, ogni tanto me ne esco con dei nomi in inglese perché il corso di laurea è in inglese. Quindi... La scusa è mia. No, io non amo fare troppi anglicismi quando... Allora, però ora cos'altro succede? Il corso, la parte di informatica è Software for Hospitality 1 e 2, quindi imparano a utilizzare dei software, il revenue management, il marketing e il revenue management, quindi ci sono tutta una serie di quelle che vengono chiamate poi le technical skills o hard skills, che però devono essere sviluppate parallelamente e complementariamente con le soft skills, quindi le capacità umane, e abbiamo materie come cross-cultural management and communication, dove imparano a gestire rapporti e comunicare efficacemente, cose molto utili anche per chi va poi a lavorare all'estero, come la dottoressa Riccia. E, praticamente lavorare sia con clienti che con colleghi che vengono da più posti del mondo. Tra l'altro mi diceva che chiaramente gli Erasmus, i soggiorni all'estero, gli stage all'estero sono suggeriti caldamente, li fanno praticamente tutti gli studenti e escono anche, e sono molto allineati con l'estero in questo senso come percorso, sia come età di uscita e di occupabilità successiva, sia come visione, esatto, prospettiva. E questo ci aiuta, questo aspetto ci aiuta a fare una sfida a queste difficoltà che si trovano le donne nel mondo del lavoro dell'ospitality, che poi possiamo provare a superare. Quindi la sfida è, io grazie alle esperienze internazionali, grazie al learning by doing, quindi all'imparare
sia in aula che poi nel mondo reale del lavoro, che acquisisco maggiore consapevolezza di me, delle mie capacità e dei miei risultati, magari in paesi dove la donna, ci sono dei paesi dove la donna magari ha una situazione un po' più emancipata rispetto all'Italia. E come lo posso scoprire? Uscendo, viaggiando. In questo momento abbiamo il 65-70% degli studenti del secondo anno che sono andati all'estero a fare uno stage o un Erasmus all'estero. Quelli del primo anno no, perché li dobbiamo tenere in Italia, e adesso che entreranno quelli del terzo probabilmente questa percentuale sarà ancora più alta, il che ci aiuta sicuramente a rompere il soffitto di cristallo, a rompere delle barriere culturali per la discriminazione, perché poi all'estero ci vanno anche tutti, ci vanno anche i ragazzi, non solo le ragazze, quindi si gira il mondo, si vede che ci sono delle persone di colori diversi, di sessi diversi, di orientamenti sessuali diversi, e ci si può mettere d'accordo e lavorare insieme valorizzando la diversità, quindi utilizzando la diversità come una ricchezza e non come un bias. E tra l'altro gli stage hanno delle valutazioni dell'ente che ospita il ragazzo, questo non solo è una cosa buona perché fa media con il voto di laurea, ma anche responsabilizza molto gli studenti, cioè lo stage è veramente un lavoro per loro. È un caso unico in Italia, perché siamo il primo ed unico corso di laurea che è tutto in inglese, professionale, ad indirizzo professionalizzante, cioè 50 crediti sono di stage, quindi sono 3 stage in 3 anni, e lo stage non è semplicemente una spunta su una lista fatto, no, lo stage ha una valutazione, questa valutazione fa media, e questa media conta su 50-180esimi, quindi quasi un terzo, sulla media del voto di laurea. Quindi lo studente, la studentessa che va in stage si rende conto che sta facendo, è come se stesse facendo un esame, dove va ad applicare in parte le soft skills, in parte le technical skills o hard skills che hanno imparato durante la fase d'aula, che comunque è fondamentale. Certo, e quando gli studenti entrano e iniziano questo corso di laurea, sono consapevoli del percorso, lo scoprono via via, perché come mi dice è un corso di laurea sui generis, unico in Italia, quindi... Facciamo un grande lavoro di comunicazione, e insieme anche proprio all'Ateneo Ca' Foscari, che ci permette di contattare uno per uno tutti gli studenti nella fase dell'immatricolazione per spiegare loro, guarda che questo corso di laurea particolare, serve questo requisito, devi essere mentalmente pronto a fare un certo tipo di percorso, poi nessuno ti obbliga ad andare all'estero, ma se studi hospitality probabilmente un contatto con l'estero, visto che sei italiano e vengono circa 75 milioni di persone da tutto il mondo per conoscerti, un contatto con l'estero dovrai metterlo da qualche parte nel tuo percorso universitario. E quindi si comunica, e questi ragazzi sono entusiasti, abbiamo delle... ecco qua, questo stage, e questi sono i ragazzi dei primi 2 anni, quindi il 73,5 ragazze e 26,5 ragazzi, il 100% di placement, che significa che ogni anno tutti i ragazzi del primo e del secondo anno hanno ottenuto il loro stage, speriamo anche quelli del terzo l'anno che è appena iniziato. C'è stata una crescita tra il primo e il secondo anno del 144% degli studenti e del 167% delle aziende. Quindi le aziende che magari il primo anno erano 10, il secondo anno sono molte di più, sono sì, 20, no 30, ecco qua. E queste aziende mi aumentano anche il numero di richieste. Chi mi chiedeva 5 studenti adesso me ne chiede 10. E adesso siamo al punto in cui mi chiedono degli studenti da assumere, allora io devo dire aspetta un attimo, ce la fai aspettare fino a marzo quando finiscono il semestre, gli esami, le manca solo lo stage finale, perché in quel momento io te li consegno chiave in mano. È una bella possibilità, insomma, delle belle prospettive. E la cosa importante, sempre parlando di employability, che è quello che viene praticamente definito come l'occupabilità all'interno di questo settore dei nostri studenti e delle nostre studentesse, come fa a diventare dipendente? Grazie al teamwork, quindi 4,7 su 5,
un punteggio altissimo con la valutazione sull'integrazione dei tirocinanti nelle squadre, il rapporto con i tutor aziendali, perché prima si è parlato della tutorship e della mentorship, è fondamentale instaurare un rapporto di tutorship e mentorship che permetta alla studentessa o allo studente di crescere all'interno del team dell'azienda e non solo con le lezioni universitarie. E la performance del tirocinante, che paradossalmente è secondaria, soprattutto nei primi anni perché c'è molto margine di miglioramento, e la flessibilità, questo è il mindset, è un mindset dove io devo essere in grado di essere interdisciplinare e di imparare anche on the job, quindi durante il mio percorso formativo. Il 100% degli stage iniziali sono finiti, questo per chi ha un po' di esperienza nel settore ospitality sa che non è assolutamente né scontato né comune. Quest'estate sentivi di alberghi dove il personale rilasciava un giorno dal giorno dall'oggi al domani senza neanche avvisare. Sono stati completati con successo e i voti che abbiamo messo finora, credo che la media sulla valutazione fatta insieme da università e azienda, ci aggiriamo intorno tranquillamente al 28. Poi il dato definitivo mi devono ancora arrivare gli ultimi, ma insomma ecco, è una media molto, molto elevata, siamo molto soddisfatti. La visibilità. Ho preso due esempi. Questi sono esempi di nostre studentesse che sono andate in stage e che abbiamo interpellato. Per esempio, Valeria è stata in Austria, in un hotel di Vienna, di una catena di alberghi a Vienna, e quando Vienna è diventata ha vinto il premio come la miglior città al mondo per vivibilità e anche in termini turistici. Allora, che cosa abbiamo fatto? Tu sei a Vienna, lavori nel settore hospitality and tourism, ti diamo visibilità, accendiamo un faro su di te, sulla tua professionalità, seppure al secondo anno di università, quindi non completa ancora, raccontaci. E quindi abbiamo pubblicato il pensiero esperto nei limiti del possibile di questa nostra studentessa sulla base della sua esperienza a Vienna in un'azienda di hospitality. Irene, sempre studentessa del secondo anno, a Madrid, intervista completa su un settore che all'interno dell'ospitalità spesso viene sottovalutato, che è il settore degli eventi. Quindi accendiamo di nuovo un faro su una nostra studentessa che parla ai suoi peers, quindi ai suoi vari, magari alle persone più giovani, e dice loro dalla mia esperienza, e quindi queste persone, queste ragazze, acquisiscono consapevolezza e questo risultato che loro hanno viene divulgato, ovviamente non posso comprare una pagina del Corriere per questo, però attraverso quello che noi abbiamo a disposizione come mezzi di comunicazione. Anche perché è fondamentale avere dei modelli, i modelli appunto non sono tantissimi, cominciano a esserci, però più ce ne sono, poi soprattutto se parlano a ragazzi della loro età ancora di più. Certamente. Bene. E quindi c'è una direttrice d'albergo molto conosciuta di Milano, che è Sara Abdel, che dice: alzati e dimostra al mondo intero quanto tu vali e fallo senza indugi. Noi dobbiamo permettere a queste ragazze di acquisire la sicurezza per fare quello che dice Sara. Complimenti per il vostro eccellente lavoro e per essere attenta, dinamica. Non so se la reggiamo a far vedere un piccolo video di saluto dalle nostre studentesse e studenti. Abbiamo oltrepassato il tempo, ma lo facciamo volentieri. Un minuto e 4 secondi. Hello everyone, I'm Natalie and I'm in Club Med Camerina. Hello from the Verdura Resort, Roccoforte Hotel in Shanghai. Ciao a tutti, Marta Daniele di Venezia. Hi everyone, it's Alice from the Med Camerina. Hello everybody, I'm Roberta from the Med Camerina. Ciao a tutti, sono Laura da Venezia. Ciao, un saluto da Venezia. Ciao a tutti, gli amici. Un saluto da Bianca Ottano, Isola Terma. Buongiorno. Ciao a tutti dal Club Med Camerina. Ciao a tutti, from Marina Cristici. Ciao a tutti, ciao a tutti.
Su questi temi che durante l'anno possano tenere accesa l'attenzione e affrontare via via diverse tematiche. E poi ricordo che il 24 vi sarà un incontro al centro Santa Maria delle Grazie qui dietro, sempre sulla 24 novembre, sempre dedicato alla violenza sulle donne, ed ci saranno appunto degli approfondimenti importanti. Io ringrazio tutti i relatori, ringrazio Maestre Mia, ringrazio l'Università Ca' Foscari, ringrazio Line Edizioni per questo pomeriggio, ringrazio naturalmente l'amministrazione e la Fondazione di Venezia, il Museo Menove e tutti i partecipanti per questo pomeriggio così ricco, così prezioso e così partecipato. Grazie.